Ieri mattina all'aeroporto di Fano, complice la bella giornata, nonostante l'aria frizzante, tantissime famiglie fanesi hanno deciso di non rinunciare allo spettacolo delle Befane volanti. Eh sì, perché non tutti sanno che a Fano la Befana è arrivata veramente dal cielo, ma non in sella alla sua vecchia scopa, ma a bordo di un più comodo e sicuro aereo dell'aeroclub fanese. Durante il momento più atteso, occhi puntati verso l'alto per vedere le Befane atterrare dal cielo. E con il loro grosso paracadute sono arrivate fin sullo scalo Enzo e Walter Omiccioli per poi donare ai più piccoli calze, cioccolate e caramelle. Sono state distribuite 100 calze che sono state date dall'assessore Lucarelli e dalla Proloco, e in più sono stati distribuiti 5 cartoni da 5 sacchi ognuno di caramelle, e sono finite tutte. Ecco, dentro questi sacchi con le caramelle c'erano 3 premi, che è un premio dato dalla Eagles, un premio dato dall'Aereo Club e un premio dato dal Barone Rosso. Un successo veramente straordinario, non si immaginava un pienone del genere, i bambini straordinari, sono rimasti tutti quanti contenti, pensiamo che siano state intorno alle 1500 persone, quindi un successo veramente molto molto ampio e forte. Durante la mattinata, oltre alla distribuzione della cioccolata calda, è stato possibile ammirare i passaggi in formazione e le acrobazie dei piloti, che hanno regalato stupore sia ai più piccoli che ai più grandi. Insomma, anche quest'anno l'aeroporto di Fano ha conquistato tutti. L'aeroporto è vivo, l'aeroporto comincia a essere conosciuto, ma soprattutto la nostra politica è: l'aeroporto è della cittadinanza di Fano, quindi i cittadini di Fano ci devono venire a trovare sempre più numerosi e veramente passerete delle ottime e belle giornate.